Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno. È da un anno che io mi vedo con un'altra persona. Chi è questa persona? Silvana! Tua madre c'ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale. All'inizio della mia carriera i film nascevano sui personaggi. Individuavo un personaggio e sul personaggio scrivevo un film. Poi a un certo punto, quando ho deciso che non era più il tempo di fare i personaggi, mi sono appoggiato a quello che succedeva nella realtà. Ho cercato di raccontare dei temi, di raccontare un po' il mio tempo, non più attraverso il personaggio, ma attraverso delle situazioni, delle emergenze della società, delle fragilità della società, dei tic della società. E questo film racconta in qualche maniera una grande storia di amicizia, però anche, forse anche l'amore nell'epoca delle applicazioni, nel tempo delle applicazioni. No, no, dove va? Dove va? È chiuso, è chiuso. L'esercizio è chiuso, signorina, per cortesia. Forse. Lei è padre Guglielmo? No, io non so padre. Sono venuta a non so. Il posto è già stato assegnato, mi dispiace. Ammazza, Caruccio qua, sì, è bello. Sì, forse. Guardi che questa non è mica una chiesa, eh. Oddio che grezza, no, mi scusi, guarda, che io quando vedo le madonne non ci capisco più niente. Signorina, è il mio momento di pausa, io dovrei andare a pranzo, quindi... Padre, la prego, vengo da Tor Tre Teste, mi faccia farmene il provino. Guardi, c'è pure il curricula, eh. Ecco qua, vediamo. Lidia Luna? Luna. Luna Cecconi. Scusi, ma hai scritto a penna? Lo so, perché mi sarà rotta la stampante, però solo da sto lato, eh. Che sì. Dice? Sono assunta? Sì, non si capisce niente qua. Senta, esperienze commerciali che lei ha già fatto? Allora sì, beh, ho fatto 3 mesi al bingo. Al bingo? A Mostacciano, tutta gente di un certo livello. Certo, certo. Poi ho fatto 2 mesi a modella incartonata a Centocelle. Ah, poi ho lavorato a quel palazzetto, quello vicino al Colosseo, quello dei preti, dai. La biblioteca pontificia antoniana. Bravo, quello dove fanno l'happy hour. No, allora non è quello. Luna, alias Ilenia Pastorelli, sembra proprio l'ultima adatta per entrare in questo negozio. Però questa ragazza mi aiuterà molto, nella sua semplicità. Mi aiuterà molto perché ha una profondità nel capire le debolezze, le fragilità di quest'uomo e lo rimetterà in pista. Quindi come lei aiuta me, a un certo punto nella trama del film sarò io ad aiutare lei perché lei di problemi ne ha veramente tanti. Guardi, io fossi lei, proverei con la Zumba. Ha presente? La Zumba sono balli quelli sudamericani, no? Là ci stanno un sacco di tardoni e secondo me una bella sessantenne là la trova. Ma io non voglio la sessantenne. Io voglio riprendermi mia moglie. Allora, sua moglie, signor Guglielmo mio, allora non la trova perché ha preso un'altra direzione. Allora, quindi ci dobbiamo organizzare. Peccato che c'ha sto problema che è cardiopatico ipertiso, perché se no... Ma quando mai? Sì, perché se no c'è stava quella cosa che se suda una cifra, come si chiamava, il Bikram Yoga, quello. Quello, secondo me, là una buona pizzicava. Furio era caratterizzato, era pieno di tic. Magda Tummadori. No, un personaggio molto prono al Vaticano, il suo negozio è un negozio di arte sacra, di oggetti sacri, quindi quando riceve è un uomo molto, molto serio, fin troppo, che sfiora a un certo punto il grigiore, quando durante il 25esimo anniversario del matrimonio con sua moglie riceve la notizia dalla moglie che lo lascerà perché si è innamorato di un'altra persona e questa persona addirittura è una mia commessa. È chiaro che il mio personaggio sprofonda nella depressione più lugubre che gli poteva capitare. Mia moglie mi ha lasciato per una donna. Ah vabbè, lesbica. Sarò senza speranza. Ah, però dove non c'è speranza ci sa Love It. Ma guardi che bel profilo che gli ho fatto, eh. Io ho calato l'età dei 10 anni, mo' leve tra le donne domani così le donne. Benvenuto! Che c'è, Gianfranco? Chi? Sbagliato civico, scusa. Questi incontri al buio, questa umanità un po' sola che cerca attraverso una tastiera di entrare in contatto con un'altra persona, con la speranza che vada bene, raro. Per quanto io 2 coppie di amici
si sono sposati, si sono conosciuti in un'applicazione, si sono sposati e due hanno due figli. È una coppia inossidabile, incredibile. Sua moglie sa, deve dimenticare 26 chiamate in uscita, solo ieri sera. Non trovavo il libretto di istruzioni dell'asciugapanni. Alle 3 di notte. Ia cambio da così a così, se fida. Io voglio vivere, mi sono stufato, devo recuperare quello che ho perso. Lui ha benedetto tantissime attrici e spero che in questo caso sia una benedizione anche per me, e una consacrazione che lui mi dà anche come attrice. E, insomma, lui mi ha dato una bellissima possibilità, un'occasione, tantissima fiducia e io mi sono arricchita moltissimo nel lavorare con lui. La posso invitare a bere una cosa? Ma che ci sta provando? Come dice? Mi ha scambiato sicuramente per un drogato indepravato. Ah, vabbè, come tutti l'ex mia, vabbè, quello si recupera, dai. Ma che è? Paracetamolo? Sì! Stavo facendo la spesa e a un certo punto mi chiama Aurelio De Laurentiis e mi dice: guarda, c'è una sorpresa per te. Io ho posato tutto, ho preso il taxi e sono andata fino all'ufficio di Aurelio e ho fatto tutto un percorso a Roma con sto taxi che mi è venuto 45 euro, mi ricordo, ho detto: beh, chissà se li so spende bene questi soldi. E poi quando sono arrivata ho speso bene, anzi avrei speso pure il doppio. Pensa che quando sono arrivata mi aspettava Aurelio con la camicetta, era il 21 dicembre, ma c'era un freddo, con la camicetta tutta rialzata. Ho detto: boh, entro nel suo ufficio, salgo l'ascensore e Aurelio mi fece: lo vedi, questo palazzo è tutto mio, c'è stanno le cose da... E non capivo niente, praticamente dicevo: ma che vorranno? Poi salgo e c'era Carlo Verdone e mi ha preso proprio un colpo, perché per me lui è un mito, un idolo proprio in assoluto. Io ogni volta che lo incontravo gli facevo: Carlo, ci facciamo una foto insieme, cioè, sono proprio una sua fan sfegatata. E quindi quando lui, io mi ricordo, stavo su una poltrona, lui stava su un divano sulla mia sinistra, si gira e mi fa: ma vuoi essere la protagonista del mio prossimo film? È stata una botta incredibile, io dentro di me ho detto: non ci posso credere. Guarda, ti posso dire, io ho avuto la fortuna di aver fatto come primo film un bel film che è andato bene, sinceramente, però ti dico la verità, non pensavo di poter continuare questo lavoro. Quando mi ha chiamato lui è stata veramente una grossa emozione, perché tra tanti registi che ci sono in Italia, anche nuovi, anche registi che magari hanno fatto cose belle all'estero, anche registi che hanno vinto 3.000 cose, per me lavorare con lui è stato il massimo. Ridammi il telefono. Non posso. Vibra! Hai messo te la vibrazione, vibra! Ma che vuoi da me?